Ebbene, amici e fratelli della congrega, non è il solito giubbotto e non dovrei indossarlo perché in casa non fa così freddo, ma hanno suonato prima, eh? E voi siete sempre più suonati, spiazzati, cari haters, un po' ribambite. Adesso scartiamo, è arrivata la conversazione del commissario. Oddio. Allora, poveri handicappati, oddio. Tutto qui scocciato. Prima ho cantato con cocciante. Maro. Come cazzo? Era già tutto previsto che non sarei riuscito, imballato ermeticamente, ad aprire le vostre menti molto chiuse. No, siete troppo chiusi nelle vostre convinzioni, il falò è solo un libro, un grande libro, è un'opera d'arte, ma spezzandosi il dito, va conservata gelosamente. Oddio. Questo è il mio internet, ma questo è internet, è vero? Certo. Era certo che sarebbe stata un'impresa. Anche per il culo. Mano! Basta, basta! Allora, sì, come quando un marivoldo maniaco ingordo sessualmente incontra una donna, le strappa tutto. Uomini. Estrazione, erezione e poi penetrazione. È un libro molto ficcante. Fichiamo qui per ora, poi. Era già giù previsto che a quest'ora, quasi alle 3, mi avrebbero consegnato questo libro tascabile. Il commissario fa in copertina una bella fighina, oserei dire una figona, una bella matrona, è buona, scelta personalmente. Dobbiamo darci al top della toppa. E poi bisognerà mettere qualche toppa. Il falò non va più stoppato, è chiaro? Poi premerò stop. Ci vuole la S di Stefano davanti al top. È venuto così. Sfavillante la purezza di un uomo sul furo. A proposito, domani esce il nuovo gladiatore. Questo Paul Mescal non vale, secondo me. Soprattutto doppiato con un carattere. Il mio nome è il commissario Falò. Ci vuole l'articolo determinativo come il gladiatore. Ma in English no. My name is Commissioner, Inspector Flo. Sfavillante la purezza di un uomo sul furo. Private Eye. Supremo ed al fiuto sopraffino. Marmoreamente intransigente, temerariamente lucente. In un mondo che le anime sgualcisce. E, beh, inesorabilmente mortifica, in modo velocemente, velenosamente violente. Mentre il falò è dolcemente piccante. Basta sostituire la P di Padova Mangri di Pigliatri del Perché? La confondo con Intercity, con Interpol, con la F di Piccante Ficcante, F di Ficca o di Figa. Basta sostituire la C di cazzo con la G di gonna. Ha. Allora, uomini, ma non si vergogna? No, qui andiamo oltre. Ci siamo spinti troppo. È un libro molto spinto, anche molto poetico. Trovate su YouTube tutto l'excursus e poi sarà disponibile. In modo se, non oso dire, anche su Audible. Guardate,
Une vaccination curate da moi. Ricordate, chi fa da sé fa per tre, e con l'immaginazione può farsene anche 5, ma di più. Quindi cerchiamo di congiungere però le fantasie, anche erotiche o eroiche, da uomini gladiatori, gladiatori e gladiatori, da uomini che ambiscono a essere i primi nella graduatoria per essere celebrati poi come tori, lontani dai malfattori e dagli untori. Dicevo, mi sono perso. Oddio, vado recuperato da voi. Le fantasie con la realtà. In questo gioco di compenetration, di compenetrazione, quindi che mischia il principe, poi c'è l'imperatore, no, il principio di realtà. Io autore anche di fantasmi principeschi. Per Natale fatevi questo regalo, è un libro reale, esiste, e anche regalo. Ma io non voglio più regalare nulla. Dicevo, principio di realtà, perché in questa società bisogna estendersi, bisogna mostrarsi, bisogna essere anche dei mostri, ma non in senso negativo. Io posso essere un attore mostro, posso mostrarmi, poi nulla voglio dimostrarvi, posso ritirarmi, poi tirarmela, io posso tirarmela, voi no. Era già tutto previsto. Pezzo a caso, qui a casa, recitato da un pazzo. Basta adesso. Dissimulai con guffaggine e scarsa accortezza il mio visibilissimo calore, il nostro cuore, me la feci nelle mutande. Non lasciai che gentilissimamente si accomodasse. Dopo che lei, timidamente e molto cortesemente, mi salutò discretamente con la sua riconoscibilissima voce inconfondibile come la mia, la stessa da me udita in sogno. Udite, uditori, ovviamente me ne hanno due scelte, piacente indescrivibilmente. Indescrivibile, si toglie la finale e diventa avverbio. Cari malati di mente, indescrivibilmente, inenarrabilmente, io narrai qui qualcosa di bello veramente. Ecco, nella prima puntata della società da serie TV, Sugar viene ampiamente, ecco, nella vita basta con le amarezze, con l'amaro, perché poi tutti i fegati diventano amari. Basta, ci vuole un po' di zucchero. Viene ampiamente menzionato il film Il Grande Caldo, di cui fu mostrato, di questo film, mostrataci una piccola sequenza, perché femminile, emblematica, Il Grande Caldo. Caldo, con Glenn Ford e Dorothy Green. Non è l'attrice principale, io l'ho voluta citare. No, mi citai quella donna. No, citarla. Va bene, dico? Il cui titolo originale, come forse sapete molto bene, è The Big Hit, H-E-T. Per appunto il calore, da non confondere con The Big Sleep. Mi indosso gli slip? No, slip, con due S-L-W-P. Ovvero il grande sonno con altri poveri, voi. E la pace del Signore sia con te. Dormite dalla vita, pace dei sensi. Con F. Bogart. Ma che c'entra la festa? Come i cavoli e merenda, come si suol dire. Non vedendo Kemble, provai il grandissimo caldo, mi pare normalissimo. E adesso voglio recitare anche così, l'attore degli anni 50. Fumando anche una sigaretta a Philip Marlowe, Morris, dopo fumare. Ridicolo sono naturale, ma sarebbe ciò è noto, mi scoccio evidenziare tosto, ed era tostissimo, già, poi
Quasi, la vita è stata quasi. Poi sarebbe stata ancora più tostata. Uomini, non avete testa e neppure testicoli. Tosto tal cosa ovvia in modo più onestico. Comunque il mio onomastico è Santo Stefano. Meno sono santo. Io sono solo santo. Sessualmente, mentalmente, fisicamente. Sono splendido, splendente. Qualche volta vado dal dentista a smacchiarmi i denti. Però lei mi destò dal sonno. Quando si dice, ti sei svegliato all'età, quando si dice quella è una donna che risuscita anche i morti. Non esageriamo adesso, eh? È una benefattrice, e poi c'è il Redentore, e poi sale, sale come quando un uomo va in ascensore. Non sono un uomo affetto da ascesi, non sono ascetico. Basta! Con la spirituale ascensione, con queste false redenzioni. Comunque, quando si va dal dentista, a volte c'è l'ascesso. C'è l'ascesso. E quello di Bologna, al farò proprio un getto. Sì, voglio raccontarvi questa storiella bella. La signora Lelli, perché a Bologna parla un po' così, la signora Lelli era una donna, diciamo, molto viziata, viziosa, capezzosa. E amava molto le lasagne, tortellini, tortellini, linfa, bene, pasta e piselli, degli altri, non del marito. Ora, uomini, era già tutto previsto. Tempo fa, pochi giorni fa, ieri, visto se sempre, l'estate sta per bene, benissimo. Era già tutto previsto. Non male, però. Non male. Comprare, acquistare e voi dovete qualche volta scovare a terra, perché io sono l'imperatore. Vi ordino questo. Dovete scovare a terra. Ci vuole una pulizia dentale, mentale, del pavimento. Guardate che se mi incazzo, io vi sbatto tutti a tappeto! È chiaro?